Allora, il 2 novembre al Teatro Duse alle ore 21 c'è una serata unica che è molto interessante, si chiama Il Concerto Alda Merini. Io ho qui con noi Monica Guerritore, che sarà sul palcoscenico, Giovanni Nuti, che ha scritto molte delle musiche sulle poesie di Alda Merini, esce un cofanetto mi sembra con 140 canzoni, grosso modo, vado a memoria, ma vorrei partire da una frase di Alda che era: il poeta vende i suoi guai migliori. Alda, è veramente sorprendente. Certo, sempre. Fa una scelta tra quelli che poi diventano anche simbolici, che possono essere rappresentativi. Io penso che sia questo. Sì, anche perché poi i guai lei li ribalta e diventano cose preziose, quindi si impara da un guaio, lei diceva. Per esempio, nel nostro concerto, una delle canzoni più divertenti, dove andiamo nel pubblico, il pubblico balla, cioè, lo spirito meriniano esplode, è la zanzara che nasce da un guaio. Eh sì, un guaio perché la vicina le aveva portato via il solaio per allargare la sua casa, perché doveva stabilirsi con il marito e con due gemelli, bambini piccoli che urlavano, e Alda non poteva più scrivere, insomma è stato un disastro. Allora un giorno mi dice: dobbiamo esorcizzare, trasformare questo cruce in divertimento, scriviamo una canzone. Abbiamo scritto La Zanzara, dedicata alla vicina. C'è anche un aspetto benefico: gli incassi vengono devoluti per il CIR. Secoli fa la parola straniero non aveva altre accezioni, uno era uno straniero oppure no. Adesso ci sono gli stranieri di serie A, di serie B, di serie C e anche quelli di serie D, volendo. Beh sì, sì, e questo, a parte incasellare e comunque dare nomi allo stesso genere di rifiuto, è terribile, però mette l'accento su quanti stranieri il cittadino sente, e lo straniero a mano diventerà anche l'altro da te. Quindi mano a mano che noi ci chiudiamo dentro il nostro piccolo schermo a casa nostra, con i nostri programmi scelti, tutto ben definito come dentro una specie di piccolo celletta, tutto il resto sarà straniero, a meno di repliche. E quindi quando avremo tutti i robot intorno che sappiamo gestire, sappiamo chi sono, appena vedi uno che è un pochino più strano, che magari ha i capelli diversi, gli occhi di un colore diverso, diventa uno straniero e quindi fa paura. Questo è tremendo, per questo la casa di Alda Merini era sempre aperta, l'accoglienza era la sua parola numero uno, e questo fa di lei una grande artista. Gli artisti sono sempre stati quelli che hanno aperto il cuore degli spettatori. Ecco perché noi facciamo questo concerto da tanto, non solo per celebrare una penna. L'ultima domanda la faccio a te, Giovanni. Sì. In Italia siamo abituati a dividere le cose, no? La poesia sta da una parte, la musica sta da un'altra, il teatro sta da un'altra parte ancora, la letteratura non è teatro e viceversa. Invece la poesia e la musica, per esempio, vanno a braccetto da sempre. Vanno a braccetto da sempre, in questo caso Alda mi ha scelto. Io già sono nato, pensa che a 9 anni musicavo il Pascoli, quindi ce l'ho proprio nel DNA. E poi quando c'è stato l'incontro con Alda, non ho potuto dire di no, perché di fronte al Dante Alighieri dei nostri giorni, come dice Ennio Morricone, insomma. E poi è il fatto che abbiamo vissuto e tutto quello che abbiamo creato, tutti i brani, tipo anche Il violinista piange, che Monica canta in maniera straordinaria, l'ho scritto in un quarto d'ora col cappotto, perché Alda mi ha chiamato dicendo: scrivi. Ho detto: Alda, devo uscire. No, no, scrivi, scrivi. E io allora col cappotto scrivo: amore, se mi dicessero di adattarti questi bellissimi versi, quando me li fai sentire musicati? Ma adesso, ti chiamerò poi domani. No, 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 fra mezz'ora. Allora c'erano persone che mi stavano aspettando, ho detto: scusate un attimo, ritardo. Devo comporre Il violinista piange. Che è una canzone, una musica. In un quarto d'ora l'ho scritta, l'ho chiamata, gliel'ho cantata al pianoforte. Benissimo, puoi andare. Tutto bene. Grazie mille. Grazie a voi.